4 febbraio 1945. Inizia la conferenza di Yalta, vertice voluto durante la Seconda Guerra Mondiale da Roosevelt, Churchill e Stalin. Nel corso di 7 giorni di incontri, i tre leader discutono il futuro assetto dell'Europa. Viene deciso lo smembramento della Germania, divisa in zone di occupazione completamente smilitarizzate. Stalin dà il suo assenso alla convocazione a San Francisco di una conferenza per la costituzione dell'Organizzazione delle Nazioni Unite. Il leader sovietico ottiene inoltre che le decisioni principali siano prese, all'unanimità, dai 5 membri permanenti del Consiglio di Sicurezza dell'organizzazione. Sir John Colville, lei è stato accanto a Winston Churchill per un decennio e ha vissuto le storiche giornate di Yalta. È vero che Churchill a Yalta era amareggiato? No, non direi fosse amareggiato, direi piuttosto che era deluso. La ragione principale di tale delusione era dovuta al fatto che Churchill sperava in un risultato migliore. Churchill e